Il tema centrale di questo ciclo di incontri è la laicità, la laicità senza aggettivi, definita come diceva eh, Guido, eh, Guido Calogero: scusate, non come una filosofia tra le altre filosofie, non come una ideologia che si contrappone ad altre ideologie, ma come il principio fondamentale di convivenza di tutte le possibili ideologie e filosofie. Questo principio appunto della libertà di scelta e dell'autodeterminazione che è il principio fondante per uno Stato pluralista. Purtroppo in Italia ogni volta che la posta in gioco è la libertà del cittadino ad autodeterminare da sé la propria esistenza, la quota di parlamentari sotto il diretto controllo delle autorità eh, religiose tendono ad impedire che si affermi questo principio. Gli esempi sono innumerevoli. Se andiamo dalle coppie di fatto, alla fecondazione assistita, alle cellule staminali, alla pillola RU486, agli attacchi continui che vengono fatti a una legge dello Stato. Eh, sancita anche da un referendum come quella sull'aborto, se pensiamo alla pillola del giorno dopo, all'educazione ai contraccettivi, all'educazione alla cittadinanza, fino al cosiddetto biotestamento che il Presidente della Camera ha definito una legge, quella che probabilmente potrebbe venire fuori, che è venuta fuori dal Senato, una legge etica e che certamente sarà una legge eh, liberticida. Finisco solo ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo doppio ciclo di incontri, prima di tutto tutti voi che siete venuti così numerosi a questa eh, iniziativa e mi auguro che anche alle prossime siate presenti come siate presenti alle, eh, al ciclo di lezioni che si fa a, a Parma. Voglio poi ringraziare ovviamente tutti gli intellettuali che squisitamente hanno dato la loro eh, disponibilità e ci hanno onorato della loro presenza eh, Gustavo Zagrebeschi, Paolo Flores Darcais, eh, Telmo Pievani, eh, Pier Giorgio Di Freddi e a Parma avremo anche Carlo eh, Flamini. Io lascio senz'altro la parola al professor Darcais. Un ringraziamento agli amici di Iniziativa laica perché eh, il successo, per me devo dire, eh, eh, inaspettato di queste dimensioni eh, della partecipazione, implica anche un grande lavoro organizzativo e eh, eh, di passione comunicativa alle spalle eh, di, questa, eh, di questo pomeriggio. Eh, L'idea è stata di organizzare quattro incontri dedicati alla eh, laicità, eh, molto diversi fra loro. Io non so se questi incontri daranno luogo a delle polemiche oppure eh, le persone che questi incontri palesemente non ameranno sceglieranno la via che da molto tempo ormai sta scegliendo la parte più retriva del nostro Paese, eh, quella del silenzio godendo di un controllo pressoché orwelliano sui mezzi di comunicazione di massa, si evita di far sapere eh, le cose che invece accadono. Ad esempio io credo che per una città come Reggio eh, semplicemente la partecipazione eh, di queste dimensioni eh, a questo dibattito mh, dovrebbe essere una notizia. Vedremo se domani questa notizia verrà data o verrà eh, censurata. Ehm. Io avrei preferito eh, eh, scegliere una tipologia diversa di incontri, un po' eh, non quello delle lezioni, ma quello dei, delle controversie. Eh, purtroppo ormai riuscire a fare controversie su temi delicati, su temi veri quindi, e in particolare quelli legati alla lecità, è diventato impossibile perché una delle parti, quella della Chiesa Cattolica in Italia, ormai si sottrae al confronto, si lamenta del, eh, del laicismo, dell'estremismo laicista e di cose di questo genere, ma evita il confronto. E io credo che si evita il confronto quando si ha paura di non avere eh, argomenti. Noi, eh, il confronto costantemente lo cerchiamo. Fino a qualche anno fa la disponibilità al confronto c'era anche da parte delle alte gerarchie della Chiesa. Eh, non, non voglio eh, ricordare uh, gli innumerevoli incontri fra personalità del mondo laico e cardinali di Santa Romana Chiesa, ma tantissimi sono stati nel. Eh, 7, 8, 10, 12 anni fa, oggi eh, questi stessi cardinali, vescovi, eccetera, quasi eh, senza eccezioni rifiutano, rifiutano il, eh, il confronto. E, e quindi spero che almeno una polemica verrà evitata, quella di unilateralità. Eh, L'unilateralità è qualcosa a cui siamo costretti. Per mancanza di interlocutori convinti di avere dei buoni argomenti per difendere eh, le, loro, le loro idee. E tuttavia, poiché laicità significa innanzitutto atteggiamento critico, eh, noi in questi quattro dibattiti offriremo tutti gli elementi, anche delle posizioni diverse dalle nostre, e contiamo che tra quello che in genere si chiama il pubblico ma che è qualcosa di più in queste circostanze e partecipazione attiva di cittadini interessati al tema, eh, vengano fuori nel corso del dibattito eh, tutte, le, eh, tutte le posizioni. Io sono particolarmente felice di aprire questo ciclo di quattro incontri con la, eh, eh, conferenza, di, la conferenza di Gustavo Zagrebelski che appartiene a quel numero di persone di cui, giustamente si dice, non hanno bisogno di eh, presentazioni. E è stato, come tutti sapete, presidente della Corte Costituzionale, ma lo è stato perché era già, prima di quella nomina, uno dei maggiori eh, giuristi del nostro, eh, del nostro Paese e non solo ha una vastissima produzione scientifica, ma eh, collabora costantemente eh, mh, eh, a mh, numerose riviste e giornali, anche quotidiani, al quotidiano della Repubblica e quindi ha una presenza di impegno eh, civile eh, costante. Se vivessimo in un paese come la Francia, eh, di Zagrebelsky si direbbe... Che appartiene a quel ristrettissimo gruppo di cui si dice che sono persone en réserve de la République, in riserva della Repubblica per i momenti importanti e di crisi. Purtroppo in Italia questa tradizione di fare appello alle migliori risorse della società civile da parte della politica non è che ci sia eh, molto. E però io credo che davanti a noi siano tempi che potrebbero essere ancora più bui, ma potrebbero essere anche di grandi cambiamenti e forse anche da questo punto di vista l'Italia tornerà in Europa e personalità come Zagrebelski saranno davvero considerate a reserve della eh, Repubblica. Lo ringrazio, ringrazio ancora tutti voi e gli cedo la parola. Il mio tema nell'ambito di queste riflessioni in genere sulla grande questione della laicità è il confronto. Mi, fatto piacere, mi hanno fatto piacere le parole di introduzione perché riguardano esattamente l'argomento specifico che ho scelto nell'ambito del tema generale. Il confronto. Anch'io mi rammarico che il confronto sia contraddittoriamente a parte unica che confronto si può fare se si è da soli, manca la controparte, ma siccome noi siamo laici e non siamo eh, diciamo pregiudizialmente eh, ostili, anzi siamo interessati a conoscere le ragioni altrui, le ragioni di coloro con i quali si dovrebbe instaurare un confronto, eh, ce ne dobbiamo fare carico noi medesimi. E quindi nell'esposizione che farò eh, ci saranno molti riferimenti non solo alle ragioni dei laici, ma anche alle ragioni della Chiesa in Italia. Eh, il mondo dei credenti è rappresentato principalmente, anche se non esclusivamente, dalla Chiesa Cattolica. E queste riflessioni possono essere eh, diciamo, collocate sotto questo titolo, che per il momento è criptico, ma nel corso dell'esposizione cercherò di spiegarlo. Buono e vero. Punto. Vero e razionale. Cioè, il passaggio dal buono al razionale. Ora, l'oggetto di queste riflessioni sono le ragioni che oggi rendono difficile e, in non pochi casi, impossibile il confronto costruttivo tra laici e cattolici. Come si dice, visto che stiamo parlando di questioni ecclesiastiche, si usa il latino: il confronto costruttivo in re sociali nelle questioni che riguardano la nostra vita comune. Tra laici e cattolici. Una distinzione questa molto rozza e approssimativa e accontentiamoci di un criterio distintivo tra laici e cattolici che concerne il rapporto che il singolo nell'agire sociale istituisce tra la voce della sua coscienza è la voce del Magistero istituzionale. Laico è chi antepone la coscienza, non laico è chi antepone il Magistero. Così è evidente che possono esserci uomini di fede laici, per esempio i cosiddetti cattolici adulti. Così come possono esserci uomini non di fede non laici, per esempio i cosiddetti atei devoti. Ora, questa premessa serve a delimitare l'oggetto delle considerazioni che seguono e al tempo stesso a proiettarne le conclusioni anche al di là dello stretto conflitto tra laici e cattolici. Questo conflitto, infatti, non è altro che una manifestazione della perenne tensione tra spirito critico fondato sull'autonomia del soggetto e spirito dogmatico ancorato a una amministrazione istituzionalizzata della verità. L'ipotesi che qui cercherò di argomentare è che le ragioni del conflitto che spesso si innesca tra laici e cattolici, intesa la distinzione come ho detto, si possono comprendere alla luce di una riflessione su due binomi, buono e vero, da una parte, vero e razionale, dall'altro, e sul rapporto che nella dottrina ufficiale della Chiesa è venuto a, a instaurarsi tra i primi e i secondi termini dei di questo rapporto. La dottrina sociale tardo-ottocentesca della Chiesa. Era argomentata in termini di giustizia. La concezione della Chiesa come amica dell'umanità del tempo del Concilio Vaticano II, quindi diciamo seconda metà del secolo scorso, aveva invece al fondo un'idea di bontà o carità. Il documento fondativo della dottrina sociale della Chiesa, primo termine, formulata come risposta alla questione sociale e alle dottrine liberiste e socialiste della seconda metà del XIX secolo, è l'enciclica, come tutti sappiamo, Rerum Novarum del 1891 del Papa Leone XIII. Questo testo, questa enciclica, chiamava tutti, cattolici e non cattolici, a operare in nome del dovere della giustizia. L'epoca del Concilio Vaticano II è segnata piuttosto dall'insistenza circa la vicinanza delle, della Chiesa agli esseri umani, soprattutto nella loro condizione di esseri sofferenti, in nome della cristiana carità nei confronti dei più deboli. La categoria chiave sulla quale la Chiesa si attesta dall'epoca del Vaticano II è quella dei diritti umani. Ne bastano due soli riferimenti. Le parole pronunciate sul letto di morte dal Papa Giovanni XXIII, citazione: Ora più che mai, certo più che nei secoli passati, siamo intesi a servire l'uomo in quanto tale, e non solo i cattolici, a difendere anzitutto e dovunque i diritti della persona umana e non solamente quelli della Chiesa Cattolica. I diritti umani diventano diciamo, il passepartout per la Chiesa per poter parlare in universalibus, cioè non solo in relazione ai suoi credenti, ma in relazione al mondo intero. E si può eh, richiamare anche la celeberrima espressione usata dal Papa Paolo VI all'Assemblea Generale dell'ONU del 4 ottobre del 65. Noi, dice il Papa,. Esperti di umanità. Il Papa, i sacerdoti, i cattolici, esperti di umanità, quindi propensi a agire in un rapporto universale nei confronti della umanità tutta intera, non nei confronti del mondo cattolico soltanto. E se qui interessa il significato concettuale di questa storia. È la pratica dell'odierna enfasi che il magistero cattolico, nelle più alte istanze, mette sulla verità oggi piuttosto che sulla giustizia, Leone XIII, o sulla bontà o carità, Paolo VI, Concilio Vaticano II. Oggi la verità. Sottolineo, enfasi sulla verità rispetto a giustizia e bontà, non sostituzione. La Chiesa non sostituisce mai nulla. Quindi, piuttosto è enfasi che non sostituzione, ma il mutamento di paradigma è ugualmente molto importante, perché giustizia e bontà sono oggi come filtrate dalla verità e ne dipendono, non vivono di vita propria. La verità anzi la verità con la V maiuscola, domina ormai in tutto il magistero della Chiesa. La recente enciclica Caritas in Veritate è una dimostrazione di questa gerarchia, al vertice la verità e tutto il resto che ne dipende, dove la veritas sta al posto d'onore anche nelle cose mondane. Dunque, justum, bonum e verum. Se entriamo analiticamente in questa triade, troviamo una differenza importante tra i tre concetti. La filosofia scolastica insegna che ciò che è vero è anche giusto, è anche buono. Ciò che è giusto è anche vero, è buono. E ciò che è buono è anche vero e giusto. Cioè, un concetto si converte negli altri. Si possono però nutrire dubbi su queste troppo semplici conversioni. Davvero nel campo morale il vero è sempre anche giusto e buono? In ogni caso questi tre termini non si equivalgono, verum, justum, bonum, né dal punto di vista etico né da quello delle implicazioni pratiche. Ora, tra il giusto e l'ingiusto, tra il buono e il cattivo, vi possono essere gradazioni. Vi può essere più o meno bene, più o meno giusto. Onde si può dire che presso Dio è il sommo bene, è la somma giustizia, senza escludere che nei gradi inferiori dell'essere vi possa essere un grado minore di bene e di giustizia. Gli esseri umani che per l'appunto si collocano in un grado inferiore possono conoscere e operare per un bene e una giustizia relativamente proporzionati alle proprie capacità. Non vale la stessa cosa per il vero, inteso come l'essere o la realtà che si rivelano, perché il vero pretende assolutezza. Ecco, mentre il buono e eh, il giusto può essere graduato, il vero pretende assolutezza. Tra il vero e il falso non ci sono gradazioni. Di una realtà complessa e scindibile si potrà avere una conoscenza parziale e si potrà procedere progressivamente a colmare i vuoti di conoscenza e a crescere nella conoscenza. Ma rispetto a ciascun segmento di questa linea che ipoteticamente conduce alla verità, c'è solo, rispetto alle singole frazioni di questo processo, c'è solo il vero e il falso. Non ha senso parlare di un più vero o di un meno vero. Inoltre, e questo è l'aspetto etico del problema, il giusto e l'ingiusto, il buono e il cattivo nascono nella comunicazione, nello scambio. Sono in altri termini prodotti sociali che non hanno significato fuori di un rapporto, forse anche solo il rapporto che ciascuno di noi crea con se stesso quando fa opera di pensiero che riflette. E la riflessione non è che un dialogo con se medesimo. Non è così la verità, almeno nella versione della Chiesa. In quanto aderenza all'essere, la verità vale in assoluto e non sa che farsi dello scambio, del rapporto, anzi lo teme come fattore di possibile perturbazione. In sintesi, attorno al buono e al giusto si può lavorare e costruire insieme, cioè cooperare, ognuno portando qualche cosa di sé perché la ricerca del bene e del giusto può unire. Attorno al vero invece si può lavorare solo deduttivamente, logicamente, non dialogicamente, perché ogni rapporto, anche quello che ogni essere pensante può instaurare nel dialogo interiore, può comportare, anzi comporta, compromessi. Qui è racchiuso il significato del passo fatidico che il Magistero Cattolico compie tutte le volte che traspone in re sociali argomenti di verità, tutte le volte in cui questioni di rapporto e convivenza finiscono per essere trattate come questioni di dogmi e sacramenti della fede, come accade quando ci si rifà al diritto naturale cristiano. E una volta compiuto questo passo, però, ed ecco l'implicazione pratica, diventa inevitabile quello successivo. L'intolleranza nei confronti della tolleranza. Solo la verità, per chi ritiene di possederla, può accampare diritti, infatti. Non certo l'errore. E la verità è una sola, piena e non condizionata da circostanze esterne. Dunque chi se ne discosta è fuori del diritto. La polemica contro il relativismo... Tutti conosciamo, non è che la forma attuale sotto la quale rispunta l'insofferenza nei confronti di ogni, l'insofferenza che ogni monos unico porta in sé nei confronti dell'altro da sé. Tutto ciò che non si adegua all'unica verità cristiano-cattolica è relativistica. Così si spiega ciò che a prima vista risulta inspiegabile. Così si spiega che ideologie totalitarie che proponevano visioni del mondo non meno dogmatiche di quella cattolica, per esempio il razzismo nazista o il comunismo stalinista, possono essere definite relativiste o figlie del relativismo. È sorprendente. A honta del loro assolutismo totalitario, esse sono qualificabili come relativiste in quanto si discostano dall'unica verità, quella cattolica. Naturalmente, per chiunque si proclami possessore della verità, ogni altra verità, tra virgolette, è relativistica, nel senso di puramente soggettiva, cioè obiettivamente falsa. Così è anche per la dottrina attuale della verità del Magistero Cattolico. Nella già citata omelia del cardinale Ratzinger, il non riconoscere nulla come definitivo e il fare delle proprie voglie l'ultima misura del proprio agire sono stati bollati come dittatura del relativismo. Una dittatura che oggi si sta costruendo secondo questo punto di vista. E questa espressione dittatura del relativismo ha incontrato subito grande successo ed è stata spesso ripetuta nelle più diverse sedi ecclesiali ed accademiche. Se per dittatura in campo morale si intende, come non si può non intendere, imposizione in unilaterale di una sola concezione del vero e del buono che schiaccia le altre, il relativismo è il suo opposto. Parlare così di dittatura è né più né meno un non senso. Questa espressione può apparire invece dotata di senso assumendo un punto di vista non pluralista ma assolutista: se si assume non solo che ci siano valori universali, i quali devono quindi valere per tutti, in ogni tempo e in ogni luogo e si assume di esserne in possesso come oggetto di una propria dottrina. E al contempo si constata che esiste un'ideologia dominante che nega questa assunzione e che dunque riconosce un generale diritto di libertà di professare valori religiosi, morali o politici che siano e con ciò si nega il diritto di imporli agli altri. Perché si è pluralisti. E qui allora si può parlare davvero di dittatura, ma nel senso paradossale di imposizione, del divieto di imposizione. La dottrina sociale, fine del XIX secolo, e l'umanitarismo cattolico, Concilio Vaticano II. La giustizia e la carità dunque. Ben potevano concorrere o anche competere con altre concezioni del bene sociale e dell'amore verso il prossimo. Si trattava di posizioni che potevano cooperare in contesti pluralistici. Ma una volta che si impugni la spada della verità, con chi sta fuori, cioè con la società pluralista, non si può avere altro rapporto che quello di ostilità, come di fronte a un nemico da sconfiggere o a un errante di... Da convertire. E questa è la fine della prima parte. Siete stanchi? Come? Eh no, ma la seconda è anche più importante. Ah, perché è previsto il dibattito anche? Eh? come È previsto il dibattito come per la corazzata Potiomkin. Eh. Prima abbiamo discusso del rapporto buono vero e adesso stiamo discutendo del rapporto vero razionale, verità ragione. Si tratta di questo, mentre in passato si parlava delle verità proposte dalla religione cattolica nei termini di un'adesione di fede, dunque si parlava di verità accessibili solo attraverso una capacità cioè la fede che è degli eletti e non di tutti, oggi se ne parla nei termini di conoscenza razionale, che deve essere di tutti, eletti e non eletti, credenti e non credenti, in quanto esseri umani, cioè dotati di ragione. Si comprende la portata dello spostamento dalla fede alla ragione. La verità di fede può non essere riconosciuta da chi per l'appunto non è illuminato dalla fede. Ma la verità di ragione non può invece ammettere limiti o eccezioni. Si può legittimamente dire che questa identificazione verità e ragione, verità cattolica e ragione, dà il tono dell'intera predicazione attuale del Papa Benedetto XVI e dell'odierno Magistero Cattolico. Ogni intervento di dottrina con implicazioni pratiche, quale che ne sia l'oggetto, dalla carità alla giustizia sociale, dai rapporti economici a quelli politici, dalle relazioni con le confessioni diverse da quella cattolica ai problemi della pace del mondo, dai lager nazisti ai gulag comunisti, eccetera, eccetera, tutto oggi è fondato su questo rapporto verità-razionalità. Esso diventa perciò il concetto chiave dell'autocoscienza della Chiesa come forza che opera nel mondo disorientato di questo momento storico, caratterizzato da, cito, dal pericolo molto attuale di essere sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Questo vento malefico è identificato con le mode ideologiche del nostro tempo. Il marxismo, il liberalismo, il libertinismo, il collettivismo, l'individualismo radicale, l'ateismo, il vago misticismo religioso, l'agnosticismo, il sincretismo e così via. E così via non sono parole mie, sono parole del Papa. <ride> che alla fine dice e così via. Tramite la fusione della verità cattolica con la ragione umana e dalla ragione con la verità, la parola della Chiesa è per così dire proiettata in una dimensione di assolutezza e universalità che non ammette limiti, contraddizioni, relativizzazioni. Rispetto alla tradizione non c'è neanche qui nulla di nuovo, ma nuova è l'insistenza su un principio che, seppure non nega la presenza di, virgolette, frammenti di verità in altre concezioni religiose, rivendica in favore di quella cattolica la pienezza della verità, che così concepita non ha nulla da prendere dalle altre né tantomeno da altre visioni del mondo che fanno a meno di Dio. Non ha nulla da apprendere, è autosufficiente. Il rapporto col mondo di una simile autorappresentazione della Chiesa difficilmente può concepirsi in termini amichevoli. Si tratta di essere conquistati o di conquistare, come parte combattente contro le altre parti ostili. E la riproposizione in forma intellettualistica del tradizionale principio extra ecclesiam nulla salus, che invece è una posizione che era stata attenuata quando si diceva ma anche le altre religioni, anche altre concezioni o filosofie non cattoliche contengono, possono contenere degli elementi di verità con cui è utile e giusto fare i conti in vista di un... Cammino comune. Che cosa può essere, possa essere il dialogo che stava al centro dell'apertura del mon al mondo del Concilio Vaticano II e che consentiva al cattolicesimo di esprimersi in una dinamica universalistica è facile vedere: questo dialogo può essere solo un approccio all'altro in vista della sua conversione o assimilazione, cioè della sua eliminazione in quanto altro. Ora, i passaggi attraverso i quali si argomenta l'assolutezza della verità cattolica e quindi la coincidenza con la universale ragione umana, sembra che si possano ricostruire in questo modo. Mi date ancora un quarto Dodici minuti? Un quarto mm. d'ora? <ride> Costruisci questi due passaggi. Primo, la verità. Ripeto, verità che coincide con la ragione di tutti, non con la ragione dei cattolici. La verità in forza della promessa che il Cristo, cioè colui che disse di sé, io sono la verità. Alezia, e sarebbe interessante avessimo tempo di discutere di questa parola. La verità in forza della promessa che il Cristo fece ai suoi discepoli, cioè alla sua Chiesa. Di essere sempre con loro tutti i giorni fino alla fine del mondo, è un possedimento della Chiesa. La Chiesa possiede questa verità. E senz'altro dunque la verità cattolica, rispetto alla quale devono essere validate o invalidate tutte le altre verità, o meglio, credenze o opinioni, per la Chiesa solo la sua è verità quelle degli altri sono opinioni, in quanto non coincidono. Ecco. Fin qui naturalmente si argomenta all'interno della fede cristiana, con validità circoscritta alla cerchia di coloro che vi si riconoscono, ma a questo punto subentra un secondo argomento. La verità della Chiesa cioè la verità della fede cristiana e anche una verità di ragione. È il logos di cui parla fin dall'inizio il Vangelo di Giovanni, nei termini di una ragione universale, eterna e divina, per mezzo della quale tutto è stato fatto e senza la quale nulla è stato fatto di ciò che esiste. Gli esseri umani, dunque, tramite la ragione di cui sono dotati, sia pure imperfettamente e sotto l'immanente riserva di errore, possono e devono prendere parte alla verità, che è tale in quanto coincide con la verità divina. Così sembra potersi condensare la dottrina su cui oggi il magistero cattolico insiste particolarmente. Una riflessione del cardinale Ratzinger di dieci anni fa è intitolata Nel cristianesimo. La razionalità è diventata religione. Ma i termini avrebbero potuto essere anche invertiti. Nel cristianesimo, la religione è diventata razionalità. Questo è il risultato di questa operazione. A questo punto, la validità dell'argomentazione circa il vincolo al logos si universalizza. Dalla cerchia dei credenti si trasferisce a tutta l'umanità in base alla premessa della comune partecipazione naturale degli esseri umani alla parola divina. Così argomentando, questa teologia attuale incontra la filosofia greca. Si sarà notato che le citazioni neotestamentarie che ho fatto, e che sono quelle decisive, sono dal Vangelo di Giovanni, non dagli altri Vangeli. Cioè dal Vangelo più inserito nella forma mentis ellenisticizzante, non so, non so come dire. E di fatti, qui per la gioia di Paolo Flores taglio qualche cosa. E di fatti ciò che noi abbiamo di fronte a, a, a noi in questo periodo è la progressiva sostituzione o messa in ombra di quella che un tempo era la tradizione giudaico-cristiana con una tradizione greco-cristiana e non è un'operazione di poco conto perché cambia il paradigma ora invece e mi avvio alla conclusione i due argomenti esposti sopra primo la chiesa è depositaria della verità secondo la verità cristiana è il logos del mondo che vale per tutti si sostengono l'uno con l'altro ma Credo che si sarà compreso che manca qualcosa. Cioè che c'è un passaggio essenziale senza il quale la pretesa della Chiesa di avere parole di verità anche fuori dell'ambito dei suoi fedeli cade miseramente. Questo passaggio mancante, potremmo dire darwinisticamente, l'anello mancante, questo passaggio mancante è affrontato espressamente dal Papa Benedetto XVI, in un'occasione accademica dove ragione ecclesiastica e ragione secolare erano chiamate naturalmente a confrontarsi. Cito, la ragione pratica o morale è ragione nel senso più alto, perché essa penetra nello specifico mistero della realtà più profondamente che la ragione sperimentale. Ciò però... Significa che la fede cristiana non è limitazione o impaccio per la ragione, ma al contrario è essa sola in grado di abilitare quest'ultima, la ragione sperimentale, al compito che le è proprio. Quindi addirittura la ricerca scientifica dovrebbe, per essere attendibile, fondarsi sulla verità cristiana. Ma perché la fede cristiana è essa sola in grado, eccetera, eccetera? Perché, dice il Papa, ha superato la prova, ha superato la prova della storia, è venuta ad assumere un significato riassuntivo generale, sentite di tutto ciò che vi è di valido nelle concezioni morali del mondo. E dice così. Citazione. Nel nucleo delle loro affermazioni, le grandi costruzioni etiche della Grecia, del vicino e dell'estremo oriente non hanno perduto nulla della loro validità. Oggi tuttavia... Possiamo considerarle queste tradizioni come corsi d'acqua che in ultimo confluiscono nell'ampia corrente dell'interpretazione cristiana del reale. Quindi il loro valore sta nell'essere degli affluenti del grande corso. In effetti, sempre citazione, la visione etica connessa alla fede cristiana non è qualcosa di esclusivo in senso particolaristico, ma piuttosto la sintesi delle grandi intuizioni etiche del genere umano a partire da un nuovo centro, la Chiesa Cattolica, che tutte le raccoglie. E infatti la fede cristiana, che ci aiuta a riconoscere per tale la creazione, il mondo come creato, non è una paralisi della ragione, al contrario, essa crea intorno alla ragione pratica lo spazio vitale nel quale questa, la ragione, può sviluppare le proprie potenzialità. La morale che la Chiesa insegna non è un onere particolare riservato ai cristiani, bensì la difesa dell'uomo contro il tentativo di pervenire alla sua eliminazione. Ed ecco formulata nella sua forma più esplicita e altisonante la pretesa di universalismo, la difesa dell'uomo come tale, legata alla verità della ragione pratica. E con l'universalismo la pretesa di essere tutto e di negare a chi intenzionalmente ne sta fuori di essere qualche cosa. Si può dire che il ciclo così si conclude. Non si vede come altrimenti e con quali argomenti maggiormente pregnanti e pressanti la pretesa cattolicità, cioè universalità della Chiesa, possa manifestarsi in un mondo che nell'insieme cattolico non è. La ragione umana era stata nei secoli la forza corrosiva del dogma cattolico, la ragione umana, una forza che ha rovesciato il mondo spodestando la metafisica e ponendo presso di noi il compito e la responsabilità di governarlo il mondo. Era stata la ragione umana il germe iniziale della secolarizzazione. Ora, tramite l'identificazione della retta ragione con il logos che sta presso Dio ed è amministrato dalla Chiesa, il mondo viene rirovesciato e risacralizzato. E il, circo, il circolo si chiude. Se avessi ancora il tempo, spenderei due parole per dire come questa ultima estrema. Io non vedo altre possibilità di andare oltre a queste posizioni. Eh, questa ultima posizione si distingue anche metaforicamente, diciamo, da quelle enunciate al tempo del Concilio Vaticano II, quando il cosiddetto dialogo tra laici e credenti, sembrava basarsi su premesse promettenti. Era l'epoca dei cattolici democratici, dove sono andati a finire. Sì, qualche superstite si può ancora, ma insomma il momento dei cattolici democratici è, sembra svanito, sparito. Ma per ricordare lo um, spirito di quel tempo, e per concludere, voglio solo ricordare un'immagine, una metafora, del Papa Paolo VI nella enciclica Ecclesiam Suam. Altro che. Ed è una metafora idrica come quella dei, dei fiumi che confluiscono, in questa enciclica, altro che parlare di verità, si dice che i cattolici sono come posti in uno stagno e da essi partono delle onde che agitano la superficie dello stagno e si possono incontrare paritariamente con altre onde provocate da altre visioni del mondo, da altre forze sociali, da altre concezioni morali. Ecco, eh, se avessi avuto il tempo, vi chiedo scusa, ho già abusato del vostro, eh, però avrei sviluppato questo contrasto tra queste due immagini, i fiumi che eh, confluiscono nella tradizione cattolica e, e che alimentano la verità cattolica del magistero attuale e viceversa questa immagine delle onde che agitano naturalmente, che sono lì per che devono agitare le nostre coscienze, così come tante altre concezioni del mondo, concezioni etiche agitano le nostre coscienze. Ecco, là il dialogo era forse possibile. Qua, se si prosegue così, sarà certamente impossibile tutte le volte che di fronte a una questione di vita pratica si... Solleverà lo stendardo della verità, razionalità.